Quindi la diversificazione in questo caso la vedono come un aspetto negativo perché richiede molti investimenti, per cui rischia la posizione del gruppo, la posizione finanziaria del gruppo di improvvisamente peggiorare. E poi in realtà si chiedono, ma fanno pali, bucano la terra, cosa c'entra ancora una volta con l'energia? Niente. E questa è stata la loro più grande preoccupazione. In realtà inizialmente anche la nostra, ma poi piano piano analizzando il business plan abbiamo capito che c'erano tantissime sinergie con questo settore, consideratolo settore di applicazione di impianti a mare, non considerate quello a terra. Questo perché sinergie? Perché in realtà noi abbiamo tre settori, la Trevi, la Solmec e la Drilmec, che lavorano tutto l'anno su lavori marittimi, perché costantemente nell'offshore, lavorano nell'ingegneria idraulica, meccanica e strumentazione e lavorano attraverso la Drilmec con il servizio di manutenzione sulle piattaforme. Per cui in realtà abbiamo scoperto che buona parte degli aspetti che compongono questo business plan fanno parte già del gruppo. In realtà noi non stiamo diversificando, ma stiamo creando valore sulle società esistenti. Non abbiamo bisogno di finanziamenti perché vendiamo un prodotto a un terzo, perché il prodotto che vendiamo è chiave in mano. Non sviluppiamo le concessioni, non siamo concessionari, non è il nostro business. Per cui cerchiamo finanziatori ai quali noi diamo il prodotto, l'installazione, lo sviluppo e il collegamento a terra. Per cui chiaramente un 360 gradi come servizio che oggi è difficile trovare, perché comunque c'è chi costruisce l'impianto eolico, chi lo installa, chi sviluppa la wind farm, per cui sono tre tipologie diverse di cliente. In più il contesto competitivo, scusatemi, era quello del Mediterraneo. Mediterraneo, i venti medi sono, come vedete, tutta l'area gialla, 6-7 metri al secondo. Tutti i prodotti esistenti sul mercato sono provenienti dal Mar del Nord, per cui 9-11 metri al secondo, molto più consistenti, molto più pesanti, difficilmente applicabili a mare, proprio per le dimensioni che hanno. Qui abbiamo capito ancora una volta che potevamo trovare una forte possibilità di sviluppo, soprattutto integrando appunto le sinergie del gruppo. La Trevi andrà a fare i pali, la Somec progetterà il prodotto, la Drilmec lo consegnerà e lo manutenterà. Per cui una forte capacità già di coprire diverse aree di questo business. Ecco allora che nel 2007 il gruppo si presenta in una configurazione diversa, ancora di più nel 2008. Le società esistenti, le abbiamo viste prima, si aggiunge la Trevi Energy, che ha una forte integrazione appunto tra tutti i business attuali. Cosa succede? Che a questo punto c'è un cambio di identità del gruppo. Non sviluppa più ingegneria per il sottosuolo, ma ingegneria ai prodotti, al sottosuolo e alle energie idriche e alla produzione di energia, non solo idriche, perché comunque lavoriamo già nelle dighe, ma con prodotti come appunto l'eolico. Questo ha preoccupato subito la comunità finanziaria, immediatamente. Questo è un esempio che vi sto facendo di come il mondo esterno ha reagito negativamente alla fuoriuscita di prime informazioni indiscrete, cioè non comunicate dal gruppo, non comunicate dagli investor eletto, dagli amministratori delegati, dall'ufficio stampa, ma comunicate da un giornalista che ha fatto un articolo, ahimè, basandolo su la registrazione della nostra società che avevamo registrato a dicembre, Trevi Energy. Quindi dentro lo statuto c'è una gamma di cose che la società può fare, ma non è detto che faccia, può potenzialmente fare. Sapete benissimo, nella registrazione si mette di tutto, per cui il giornalista ha letto lo statuto e immediatamente è uscito con un articolo a gennaio. Purtroppo, vedete perché purtroppo esce questo articolo il 10 gennaio, dove dice la Trevi entra nell'energia alternativa. Sotto, perché i giornalisti spero non ce ne siano tanti, sono comunque quando vogliono essere, creano uno scoop, lo creano, fonti rinnovabili convenzionali in Italia e all'estero. Cioè praticamente dallo statuto avevano già fatto il nostro business plan. Italia, estero, prodotti, produttori di energia, di tutto. In realtà questo crea delle difficoltà notevoli, perché l'investitore è intimorito dal fatto che Trevi possa fare un qualcosa che non è nella sua cultura e lo teme. Perché cosa succede? Succede che il mercato
cosa capisce? Quali sono le preoccupazioni? Si crea una fortissima aspettativa nei confronti di questa diversificazione, un allontanamento prospettico al core business esistente, che è le fondazioni, ingenti investimenti considerati a rischio perché il settore non è del gruppo, cambiamento della missione del gruppo e quindi dell'identità. Tutto questo viene letto dalla comunità finanziaria nei giorni successivi in maniera estremamente negativa. Noi in quei giorni, e lo vedete fra un po', abbiamo perso quasi 350 milioni di euro di capitalizzazione per un semplice articolo. La perplessità del gruppo che si è proposta in quei giorni ha fatto sì che l'investitore avesse un momento di stand by, di riflessione: lo tengo o lo vendo? Io che ho incontrato in quei mesi, fino ad oggi, da gennaio a oggi, moltissime banche, moltissimi investitori, per cercare di spiegargli la cosa, tutti mi hanno chiesto: ma voi volete diventare la nuova Enel? Voi capite l'Enel com'è? Non c'entra niente con noi, noi siamo molto più piccoli, non è il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di creare business con le società esistenti. Immediatamente da gennaio si è creato una task force dedicata a questa crisis management, che lo abbiamo chiamato, perché comunque perdere 350 milioni di capitalizzazione in un mese e mezzo, per noi era una crisi. Se ben al di fuori, all'interno della società, ci sono qua i miei colleghi dell'assicurazione qualità del gruppo Solmec, nessuno ha percepito niente, cioè le cose andavano avanti tranquillamente, senza nessun feeling negativo. In realtà avevamo perso 350 milioni di capitalizzazione. Abbiamo iniziato subito a lavorare su tre aspetti principali: l'attività sui media, per cui la comunicazione attraverso i giornali, le riviste, dove c'era specificatamente chiarito l'argomento del perché siamo entrati nelle energie, con la prima base di business plan. L'attività diretta sugli investitori, che ahimè ho dovuto fare anch'io. Siamo partiti, sembrava il tour dei concerti, perché fondamentalmente tre persone dedicate per tre mesi a visitare tutte le banche di tutte le città, da Washington, New York, Londra, Francoforte, Edimburgo, e poi avete tutte. Pulmino dedicato, una banca dietro l'altra. Avrò incontrato 60-70 banche negli ultimi due mesi, con i quali a one to one si parla e si discute, e loro chiedono dettagli. Capiscono che in realtà non vogliamo produrre energia, non siamo concessionari, ma vogliamo creare del business con le società esistenti. In più, comunicazione interna, per cui abbiamo allineato i manager informandoli comunque sul perché facevamo questo business. Tenete conto che sono tutte diverse divisioni, per cui non è che parliamo in una sola società, unico organigramma. Ogni società ha un suo organigramma. Il gruppo Trevi ha 5.000 passa persone, di cui solo 1.000 in Italia. Tutte le altre sono all'estero. E tutte le nostre filiali sono state contattate dai giornalisti locali, per cui chiaramente dovevano comunicare lo stesso messaggio, tutti allineati. Per cui abbiamo fatto l'attività di allineamento. Infine, il 25 gennaio, dopo tutta questa attività di chiarimenti, ecco che il titolo riparte a salire, con un trend di crescita che fortunatamente oggi, anche grazie ai risultati del 2007 e il budget del 2008, ci porta a più di 1 miliardo di capitalizzazione, per cui un recupero notevole. In 6 mesi recuperati, oltre 350 persi, altri 350 guadagnati, 700 milioni di capitalizzazione. Questo per noi è fondamentale come gruppo, non tanto per il valore, ma perché 1 miliardo e 100 che è oggi, ci permette di affrontare realmente il settore eolico, quindi avere finanziamenti bancari, supporti bancari e di sviluppare una nuova attività. Ecco che concludo, spero di essere stato nei tempi, concludo con un paio di riflessioni. Un gruppo che è quotato deve stare attento alle informazioni che escono dal gruppo, deve stare attenti alle informazioni che per via traverse comunque possono arrivare al mondo finanziario e al mercato. Le informazioni chiamate price sensitive, per cui che possono influire sul valore azionario, possono produrre effetti totalmente positivi ma anche negativi. Bisogna comunicare con chiarezza e bisogna comunicare in maniera precisa. Quando succede, come è successo, che questo non avviene, bisogna intervenire rapidamente con personale dedicato che faccia che recuperi immediatamente la visibilità e il posizionamento del gruppo sul mercato.